web. Nasce, non recito la sua biografia anche perché è nota, vabbè, adesso anche quello diventa chic. Nasce operaio del nostro Salento, Spezia, in un calzaturificio. E però la sua vita, che poteva essere quella di un normale operaio, improvvisamente cambia. La biografia parla di un viaggio in Albania, di una folgorazione, di una vocazione, diciamo improvvisa, ma queste non sono cose improvvise, sicuramente sono maturate nel tempo. E da lì inizia un percorso dedicato a Dio, ma un percorso dedicato agli ultimi, a chi ha bisogno, a chi deve essere sorretto. Lotta contro la mafia, e per questo insomma siamo anche ben circondati. Riqualifica un bene sottratto alla mafia, che diventa un momento di un luogo di accoglienza per chi ha bisogno. Cedo la parola. Una cosa mi è piaciuta, tante cose mi hanno intrigato ascoltando, leggendo. I ragazzi non hanno bisogno di maestri ma di testimoni, e questo forse è il problema, io condivido appieno, della nostra società. E nulla ovviamente contro i maestri, i docenti, i nostri genitori più che parlarci ci danno l'esempio, forse oggi questo manca. A lei. Grazie. Innanzitutto ci siete? Non vi sento, siete parlati. Allora facciamo così, invertiamo un po' dalla vostra parte e dalla nostra parte. Mi servono tre ragazzi, tre volontari, venite di qua, tre. Soltanto tre, non tutti. Sapete perché? Perché mo dobbiamo dare la sveglia. Perché? Abbiamo ascoltato, adesso a tutti e tre vi chiedo una sintesi di tutto quello che è stato detto. Scusate, non ho bestemmiato, sono cattolico, sono un prete cattolico. State buoni se potete. Adesso ho bisogno della vostra collaborazione. Innanzitutto sono io a ringraziare tutti, in particolare chi ci ospita, che è la dirigente scolastica, ma poi il presidente della Polizia di Stato, dell'Associazione Polizia di Stato di Caratina, il sindaco. E un grande ringraziamento alla Polizia di Stato. Qualcuno potrebbe dire che io sono di parte. In che senso? Perché Caratina, come già detto ieri sera, per me rappresenta una tappa importante anche della mia vita. Questo perché? Perché la sezione locale della Polizia di Stato, dell'associazione di volontariato, è dedicata a un mio zio sovrintendente, Vito Coluccia, che nell'operazione Santa Claus ha perso la vita. E siccome qui c'è il dottore Como, che è stato, come dire, il punto di riferimento della famiglia, come dicevo ieri sera, nelle vicende lieti e soprattutto poi l'ultimo periodo tristi, ovunque quando si perde una persona cara, quando tu perdi anche un riferimento, per tutti è una grande sofferenza. E poi ringrazio pure l'Arma dei Carabinieri, rappresentante qui dal maresciallo, ma voglio dire a voi ragazzi, è importante oggi che qui tutte le agenzie educative sul territorio sono presenti. Ci siete? Ok, un attimo, 5 minuti devo parlare, ho bisogno di voi. Farò domande a raffica a tutti. A. B. Poi? C. Mo' fermate. Allora, A, B, C, D, F, H, poi? G, poi? B, fermate. B. Poi vi dico perché era P, fermatevi. E oggi è importante questo incontro, ragazzi, è importante, sapete perché? Perché ho visto tanti dell'età vostra piangere. Cosa? Non ho sentito, scusate. E quello che voglio cercare un attimo di trasmettere a voi, capisco che siete stanchi,
e quasi oppressi. Ma quello che hanno detto soprattutto la polizia postale e gli avvocati hanno detto qualcosa di importante, che tutto si racchiude, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, ma in primis degli studenti, di voi ragazzi. Perché? Perché il bullo chi è? Il bullo ha una matrice, il bullo ha una nota che è particolare, sapete quale? La violenza. Tra un bullo e un malavitoso che cosa cambia? Niente, lo stesso modo di agire, perché il bullo non rispetta la persona, il malavitoso non rispetta la persona. Allora noi come ragazzi, noi tutti come ragazzi, come scuola, se io oggi dovrei parlare a voi di legalità un po' il territorio, no? Legalità, ciò che ci lega, ciò che stabilisce il bene comune, rispetto degli altri, il rispetto della cosa pubblica, in quanto tu vivi a Galatina, ma non sei proprietario di Galatina, sei un cittadino. E come ragazzo, no? Faccio un esempio a te, passo dall'altro lato. Scusate. E come ragazzi, no? Noi viviamo a Galatina, ma Galatina non che ne siamo proprietari. Noi viviamo in questa bella città di Galatina per cultura, per tradizione, per le persone anche importanti che ci sono, importanti perché? Perché hanno testimoniato il bello, il vero e soprattutto anche il santo, se lei viene da sacerdote, no? E a Galatina, se io vedo qualcosa che non va, come ragazzo di questa scuola, cosa cerco di fare? Esempio, se nella mia classe c'è Antonio Coluccia che è un bullo, e tu ti chiami Luca, e c'è Luca che vede che Antonio Coluccia prende di meno una persona e in maniera verbale mi comincia a dire tante piccole cose, ma in maniera verbale, no? L'insulto, la denigrazione, questo modo di fare già rappresenta una violenza, ossia io non ho rispetto dell'altro. Quindi voi comprendete bene che tra un bullo e un malavitoso cosa cambia? Il malavitoso anche ha la stessa strategia, perché deve annientare, deve demolire la persona. Ma ragazzi, vi voglio chiedere a voi, no? Si è parlato tanto di questo tema importante oggi, ma a voi voglio dare un'altra attenzione, perché il bullo si manifesta a scuola, ma il bullo non termina a scuola. Quando esce da scuola il bullo che cosa fa? Prima cosa, il bullo è un ragazzo, una ragazza infelice. Secondo, devo andare a vedere la sua famiglia, chi è il papà e chi è la mamma, e nell'ambito della famiglia questo ragazzo, questa ragazza come vive. La maggior parte dei bulli in casa non vivono bene, perché non hanno modo di potersi esprimere, quindi prendono la scuola come un piccolo teatro dove loro si devono manifestare e si devono far valere, ossia si devono far vedere dagli altri e incutere che cosa? Paura. Generalmente i bulli, chiedo scusa alle autorità presenti, i bulli sono persone senza le palle, è chiaro? Con malavitoso. Cominciamo già a dire le cose come stanno. Così, se prendi un bullo da solo, la paura è come un numero che fa 90. Quando sta insieme con gli altri si sente forte. Però attenzione ragazzi, di fatto, se vedo questo ragazzo che assume determinati atteggiamenti, mi devo fare una domanda. Perché? Vedete? E la Polizia di Stato, come agenzia educativa sul territorio, e la scuola, no? E ci richiamano a un atteggiamento importante. Il procuratore capo di Brindisi ha detto: mi raccomando, voi, attenzione, potreste essere i miei clienti. Io voglio ragionare, io siccome ho studiato con Don Bosco, con i salesiani, purtroppo Don Bosco diceva prima onesti cittadini, poi buoni cristiani. Mi spiego, metodo preventivo. Quando lo Stato arresta, lo Stato ha fallito. Vi dico pure perché. Ora ve lo dico pure. Perché? Perché ci vuole attività preventiva. Attenzione ragazzi, l'attività preventiva si fa come oggi la Polizia di Stato è qui, non una veste di repressione, ma è qui per dire, soprattutto per darvi dei segnali e per aprire le vostre menti, per dire guardate che voi potete incorrere in determinati pericoli. E quindi che cosa fa l'agenzia educativa? Crea conoscenza, lo diceva prima l'assistente capo. Se non c'è conoscenza ragazzi, non si crea neanche coscienza,
Non c'è la coscienza, perché se tu non sai, non hai gli strumenti per poter capire. Giustamente diceva, sembra strano che un agente della Polizia di Stato deve dire studiate, studiate per conoscere. Perché ragazzi, io vi posso dire, io vivo a Roma e non viene confiscata la mafia. E sapete con chi vivo? Vivo con ragazzi che sono macchiati di reati, che hanno fatto la pena in mano armate, che sono stati spacciatori di droga, che si sono affogati nelle peggiori disgrazie. Ma la mia domanda è, perché tu sei andato a finire nella droga? Perché tu sei andato a finire in un'organizzazione malavitosa che si chiama Camorra, che potrebbe essere Sacra Corona Unita, che potrebbe essere anche Cosa Nostra? La domanda è perché? E allora, come educatori, e siccome i vostri insegnanti sono degli educatori, la scuola è un'agenzia educativa, la prima agenzia educativa, noi dobbiamo ragionare sui perché e soprattutto sulle motivazioni. Le motivazioni. Perché tu hai bisogno oggi di avere... Ci siete? Sì, sì. Perché tu oggi hai bisogno di avere lo smartphone ultimo grido e devi stare su tutte le app? Una recente ricerca ha dimostrato, ragazzi, ditemi una mia, alzate la mano, senza parlare tra di voi, no? Legalità e territorio, quindi alzate la mano. Voi potete dire pure il contrario di quello che dico io. Io sono molto aperto, anzi vi ringrazio, se dite il contrario di quello che penso. Però alzate la mano, dice, guarda, devo dire questo, tutto il contrario di quello che... benissimo, va bene, non dovete alzare la mano. Ci dobbiamo intendere, è chiaro? Quindi, regole, le regole, si è parlato di regole, le regole servono per migliorare una convivenza civile, altrimenti diventa anarchia. Domani mattina ognuno si alza, e detta legge. Ma di fatto, ragazzi, non pensate che di questi fenomeni sono andati tutti a finire in carcere, sono tutti quasi fuori, eh? E noi viviamo a Galatina, voi vivete a Galatina, io sono di Specchia, e immaginate che le regole qui non sempre vengono rispettate, eh? Perché noi siamo così bravi come cittadini di essere anche contraddittori. Noi prima battiamo le mani alle forze di polizia, poi in certi casi Polizia di Stato e Carabinieri diventano il problema del cittadino. Attenzione, questo si è verificato, eh? Attenzione ragazzi, noi prima vogliamo l'aiuto da loro, poi quando siamo chiamati a vedere, a parlare, ci giriamo tutti dall'altra parte. Lo dico in dialetto, credo che tra Specchia e Galatina non cambi tanto, forse la cadenza, non lo so. E lo dico in dialetto, un padre dice a un figlio, figlio mio, se hai visto qualche cosa non contare, girati dall'altra parte. Questo è educare mio figlio a uno stile malavitoso. Tra la Sacra Corona Unita, parlo di Sacra Corona Unita, non parlo di Gomorra, perché quando si viene nel Salento sappiate che tutti vengono qui, quando si parla di legalità, territorio, antimafia, parlano sempre di Peppino Impastato, no? Non parlate delle vittime di qua, hanno ammazzato persone di qua, bambina a Parabita, l'hanno ammazzata, hanno ammazzato altri, Carbone di vicino Lecce, un altro vittima, un omicidio risolto, hanno ammazzato i nostri cittadini, i nostri concittadini. Allora ragazzi, voglio dire questo a voi perché altrimenti non cambierà mai niente. E quando non cambia niente non è colpa della Polizia di Stato e dei Carabinieri, è colpa nostra. Sapete perché? Perché c'è una patologia, ragazzi, e sapete come si chiama? Omertà. Omertà. Ossia, mi spiego. Quindi dico questo perché, e dico questo perché ritengo che sia importante, no? Se a scuola uno dice ma io mica posso combattere la Sacra Corona Unita, no, non ti chiedo di combattere la Sacra Corona Unita, ma ti chiedo che tu all'interno della tua classe, se vedi qualcuno che fa il bullo, tra virgolette rompe le palle al tuo compagno, hai un dovere come cittadino, come studente, quale? Di dire al tuo prof cosa? Cosa dice al tuo prof? Non dici niente. Ma vi spiego un'altra cosa. Vedi, io ho detto, no? Se uno vede che qualcuno insulta l'altro, no? E quindi io nei confronti di Marco vado a dire le peggiori cose, o cerco di avere anche una violenza fisica, lo spingo. E io vedo, però tu che cosa fai se vedi che fanno queste cose? Ti fermo. Ti fermi? Ma dici qualcosa al prof o no? Ovvio. Denuncio. Denuncio. Bravo. Lui
denuncia. Se vede questo, lui, sappiate che d'ora in poi lui denuncia, ossia non fatelo. E questo perché? Dico queste piccole cose che sembrano che non sto dicendo niente di importante, perché nelle classi purtroppo alcune cose si manifestano, ma è normale che quello che abbiamo ascoltato nei telegiornali, che un alunno va da un prof e da una prof e addirittura utilizza violenza sfregiandogli il volto, secondo voi è normale? Se sì, se è normale, è normale? No. Perché motivazione? Aiutatelo, io l'adulto. Cioè, perché non è giusto che io vado dinanzi al prof e gli spacco la faccia? Perché? La motivazione perché? Non è giusto. Sì, ma non è giusto perché? È più grande di me. Vedete? Noi purtroppo, vedete, noi siamo la società dei tecnolesi. No, vi dico una cosa, ragazzi. Guardate che sul Google